Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo appuntamento di Splatter Point, solito format dedicato al cinema horror, splatter indipendente italiano e non. Questa sera non si tratterà proprio di splatter, ma più di horror in senso lato, perché andiamo a parlare di tre pellicole molto differenti fra loro: un lungometraggio e due cortometraggi. Partiamo subito con uno di questi due corti e stiamo parlando di Witch and Herman, un corto diretto e interpretato da Byron Rink. Lui fa parte della crew di Fantasmagoria, ma anche di molto altro. Questa crew si occupa di horror a 360 gradi, ma anche di mistero e c'è quant'altro davvero, e quindi qui si mettono all'opera per questo The Witch and Herman, un film che inizialmente ricorda un po' i fasti del cinema di David Lynch, soprattutto uno su tutti, Strade Perdute. Qui ci troviamo a bordo di un'auto con quest'uomo che guida nel nulla, in questa nottata, in questa strada deserta, dove, distratto dall'autoradio, che fra l'altro trasmette una musica che ricorda anche qui un po' i pezzi sia del film Strade Perdute, ma proprio anche di David Lynch, un po' sul chill out, sul rock, con rimandi anche a qualcosa di jazz, davvero, che ti mandano proprio tutto in questo contesto, in questo discorso di desolazione, solitudine, che è davvero una figata. Poi questo bianco e nero super contrastato rende ancora tutto abbastanza più angoscioso, fino a che il nostro uomo, distratto appunto dall'autoradio, investe una donna, o comunque una presenza, ferma l'auto, cerca la donna, non la trova, in panico totale, picchia la testa, perde i sensi, e da lì si cambia completamente registro. Dai rimandi a David Lynch ci si sposta un po' più su quelli di Misery non deve morire, e per quanto riguarda, senza raccontarvi troppo, ma qui c'è un loop temporale che ti rimanda un po' indietro con la storia e quant'altro, che ricorda a piccoli tratti anche Il seme della follia. E un po' tutto questo davvero rende molto molto interessante questo corto. Una scena su tutte, senza poter spoilerare altro, come dicevo, c'è un netto cambiamento di registro, anche perché, partendo anche dalla musica, che appunto, andando dai quasi fasti alla Linciani, passatemi il termine, a questa musica più classica, ansiogena, appunto quasi da horror un po' più di un tempo, se si può dire, c'è questa sequenza che davvero mi ha, si può dire, anche impressionato, perché c'è questo primo piano di questa donna, questa strega, si può dirlo, visto che il titolo è The Witch and Herman, la strega è Herman, questo primissimo piano sulla bocca di questa donna che insomma scricchiola i denti, intanto che si vede questo labiale, intanto che parla, che scricchiola i denti, e c'è veramente un impatto visivo e sonoro che dà quasi fastidio ed è davvero ipnotizzante. Quindi non vi posso dire altro, anche perché è un corto di 20 minuti, quindi se no vi racconterei davvero troppo. Però ottima prova registica, ottima prova attoriale di entrambi gli attori, e veramente un cortometraggio che è riuscito comunque a rimanermi impresso e a tratti anche ad infastidirmi. Quindi pollice alto per The Witch and Herman. E passiamo così a Vis, Vampire ipnotiche seduttrici, il lungometraggio diretto da Roger Frater, film fra l'altro che è appena uscito, comunque già in pre-order, per la scuderia di Caffè da Brivido, quindi lo troverete su tutti gli store e quant'altro, o sulla pagina appunto di Caffè da Brivido. Il DVD, il film uscirà in DVD, e il DVD avrà davvero un sacco di extra molto interessanti. Comunque, tornando al film, questo è, a mio avviso, proprio
Questa è davvero la chiusura di una trilogia, di un cerchio, cominciato anni fa con Sete da vampira, poi continuato anni dopo con il mediometraggio Fame da vampira, e qui è proprio la chiusura perfetta, visto che davvero la tematica viene molto ampliata, il concetto di Roger sulla sua visione del vampirismo. Qui è infame da vampira, ampliata anche al cannibalismo, viene davvero analizzata in tutto e per tutto. Inizialmente con Sete da vampira si trattava più di vampirismo classico, ma visto come gotico, erotico, anche perché c'è una forte ispirazione alle pellicole di Jess Franco o Jean Rollin, ma soprattutto di Jess Franco. E poi appunto con Fame da vampira e con questo Vis si va ad ampliarsi, e queste presenze, queste vampire, appunto ogni film ha una vampira cardine della storia. Il mio Fame da vampira ad esempio era Mary Rubens, qui è Francesca Cavallo, che appunto interpreta questa donna, questa presenza in mezzo ai boschi, con un mantello nero appunto che si aggira. Qui addirittura è anticipata da tre oggetti abbastanza strani, un volto, una faccia carnevalesca, oppure una testa di drago, per elencarne due su tre, insomma. E è davvero questa presenza, anche qui in Vis, seduce un po' tutti i personaggi che le ruotano attorno, sia nella realtà che in questa dimensione parallela. Qui, appunto, come dicevo prima, viene analizzato molto il discorso e il concetto del vampirismo visto da Frater. Infatti già dall'inizio, con i cartelli principali, viene spiegato il limite fra il bene e il male, fra i vivi e i morti, fra la realtà e questa realtà, e una realtà parallela, una dimensione parallela, appunto, dove abitano queste presenze. Insomma, e tutto il film comunque è molto contorto, ma spiega perfettamente tutto il concetto. E infatti, parlando ancora di seduzione, perché poi si tratta di tre film basati sulla seduzione, ok l'horror, ok tutto, ma di seduzione si parla, sono comunque dei film erotici, horror. E soprattutto qui a farne le spese della seduzione della nostra protagonista è la moglie di questo marito, interpretato fra l'altro da Roger Fratter, regista ovviamente del film, che fra l'altro questo personaggio inizialmente sembra un personaggio totalmente secondario, ma che pian piano davvero prende molta importanza e diventa un personaggio cardine che arriva fino alla fine, cioè che porta fino al finale del film, e vedrete che ha un'importanza molto molto importante. E la moglie di questo personaggio viene appunto sedotta su tutto, comincia a avere allucinazioni e tutto quasi ruota attorno a lei, che ha fra l'altro un rapporto, quasi una storia amorosa, ossessiva più che altro, con questa presenza. Infatti, come in Fame da vampira, anche qui c'è una. Ci sono alcune scene saffiche o comunque di erotismo lesbo, passatemi il termine. Infatti è abbastanza carico di erotismo, sia appunto sui per quanto riguarda i personaggi principali, ma anche sui personaggi secondari. Da menzionare, appunto, sono le attrici, il nome delle attrici che innalzano ulteriormente il film, perché questo film è fatto di una forza femminile, anche perché è un film molto femminista, anche perché qui la creatura, o comunque il maschio, è preda comunque delle donne, e la creatura, la presenza, la vampira, ma anche
tutto quello che gira intorno a lei, le adepte sono donne e quindi da menzionare assolutamente sono le attrici davvero che hanno fatto un ottimo lavoro, appunto Francesca Cavallo che interpreta la vampira, ma anche Daniela Picciolo che è appunto la moglie, forse la protagonista reale della vita reale di questo film, ma anche nei ruoli per così dire secondari, anche se hanno una importanza davvero notevole, sono assolutamente da menzionare, come Fabiola La Gala, che davvero ha ricoperto un ruolo fondamentale per il film. Fatto sta che davvero questo Vis chiude perfettamente la trilogia del vampirismo visto da Frater. E come al solito, degno di nota, che per me è un valore aggiunto, il discorso che quando si vede un film, si guarda un film di Roger Frater, dal primo fotogramma si capisce perfettamente che, anche senza saperlo, che tu stai guardando un film di Frater, perché ha una timbrica, una firma, ha uno stile suo e che è solo suo. Uno stile che guarda comunque al gotico, uno stile che guarda al western, uno stile che guarda all'horror classico e ovviamente uno stile che guarda all'erotismo. E arriviamo così all'ultimo cortometraggio di oggi, diretto da Francesco Foletto, interpretato da Elisa Carrera Fumagalli e Ludovica Manco. E stiamo parlando di Restare Umani, un cortometraggio corto di 10 minuti, ma davvero 10 minuti diretti e comunque fotografati in maniera magistrale. Infatti la fotografia curata da Antonio Morra e la regia appunto dello stesso Foletto davvero portano questo cortometraggio ad un piano davvero superiore. Indie Volpe, realtà produttiva appunto dello stesso Foletti, di Francesco Foletto e composta principalmente appunto da Foletto e Elisa Carrera Fumagalli, ci ha già deliziato con un sacco di cortometraggi, forse uno su tutti, Lovers Inn, che si è anche distinto al Fipili Horror Film Festival, dove appunto Elisa ha vinto il premio come miglior attrice, e davvero già con i cortometraggi precedenti si è vista la paratura e caratura appunto dello stile registico, della bravura registica di Foletto, nonché appunto quella attoriale di tutto il cast, ma proprio la cura di tutti i prodotti e tutti i progetti di Indie Volpe. E qui non, in questo caso non si è davvero fatto altro che consolidare ciò. Mentre appunto in Lovers Inn eravamo più in un contesto cyberpunk con colori quasi refniani, qui siamo in un contesto più freddo, in un contesto molto più stretto anche, perché sembra di essere in AIDS di Shinya Tsukamoto. Siamo in una stanza piccola, buia, con due ragazze appunto che lottano per la sopravvivenza, non si sa perché, non si sa per come. Comunque, fatto sta che l'unico spiraglio di luce, se così si può dire, è un piccolo pertugio in questa porta, in questa parete, dove qualcuno dà loro da mangiare, le sfama per tenerle in vita. E sostanzialmente proprio il corto, nei brevi 10 minuti, lavora proprio sulla condizione psicofisica, sia mentale che quella fisica, delle due protagoniste, che
La lotta per la loro sopravvivenza diventa sempre più una lotta, appunto, e si va quasi a toccare un discorso, comunque una tematica, qui mi congiungo ancora un attimino a Vis, proprio del cannibalismo, però così sembra di spoilerare troppo, però c'è molto di più. Quindi, non posso aggiungere altro per non svelare troppo, ma davvero la fotografia, la cura registica e l'interpretazione sono davvero ai massimi livelli per quanto può concerne un prodotto indipendente o comunque un piccolo prodotto che credo non abbia neanche chissà quale budget. Quindi, anzi, probabilmente c'è stata anche una campagna di crowdfunding, non ne sono sicuro, però veramente fatto sta che comunque con poco i ragazzi di Indie Volpe ancora una volta ci hanno confermato la loro bravura e professionalità.